Campomorone e Imperia si affrontano al Begato 9 Stadium per la quinta giornata del campionato di eccellenza, appaiata al quarto posto a 7 punti. Pronti via, passano solo 90 secondi dal fischio iniziale e l'Imperia si fa subito vedere con Giglio, che allunga per Castagna, il cui tiro trova un attento Moraglio. La replica del Campomorone è immediata. Fassone crossa dalla destra, Bablio che riceve dalla parte opposta, Massilla respinge il tiro del numero 7. Dopo il botta e risposta iniziale, la partita diventa più soporifera fino alla mezz'ora, quando il tiro di Giglio viene messo in angolo da Scarrone. Dal successivo angolo, l'Imperia va a pochi centimetri dal vantaggio, prima con Castagna, che con un colpo di testa scheggia la traversa, poi con Zerdi, la cui conclusione si stampa sul palo. La paura fa scuotere il Campomorone, che sigla il gol partita al minuto 35, con un colpo di testa di Trabacca che sfrutta al meglio l'assist di Fabbri. Il primo tempo si chiude con questa conclusione dell'Imperia su una punizione terminata alta. Nel secondo tempo, come nella prima frazione di gioco, è l'Imperia ad andare subito al tiro al 47esimo con il neo entrato Ravoncoli, ma il suo diagonale termina fuori. Non accade più nulla, ma il finale è al cardiopalma. Al 75esimo l'Imperia va in gol con Zerdi, ma il primo assistente Vigne alza la bandierina e segnala che il pallone crossato da Moro aveva oltrepassato la linea di fondo. Il risultato dunque torna sull'1-0. Scampato il pericolo, il Campomorone replica subito, prima con Marzi che coglie il palo con un tiro secco dalla distanza, poi con Fabbri che calcia alto un rigore in movimento. All'85esimo è Costantini ad andare vicino al pari con un tiro dai 25 metri che Moraglio con l'aiuto del palo mette in angolo. Al 90esimo l'Imperia pericolosa ancora con Moro, che mette fuori da due passi una deviazione del numero 10 locale. L'ultima occasione della gara capita sui piedi di Galli, che calcia a lato da buona posizione. Finisce 1-0 per il Campomorone, che sale a 10 punti in classifica generale. Rallenta invece la corsa all'Imperia, che si ferma a 7. No, questa squadra qua, io lo dico sempre ai ragazzi, da inizio anno che gioca con 4-5 fuori quota, sempre in campo, nonostante che ce ne siano due di regolamento, ma sono ragazzi di una fame, di una qualità, di un'attenzione pazzesca, non mi fanno vedere che ho dei fuori quota in campo, quindi è meraviglioso allenarli e sono stracontento di questa domenica. No, Franco ha avuto un periodo inizio anno con qualche problemino, però poi ha recuperato, è entrato sempre bene, ci ha spaccato tantissime partite, l'atteggiamento suo è perfetto. Mercoledì ha dimostrato che sta arrivando anche per disputare partite intere. Credo che presto sarà uno di quelli come gli altri di oggi che ci daranno una mano per ottenere qualcosa di importante. Noi abbiamo, non abbiamo, non è un attenuante perché ci alleniamo al pomeriggio, quindi tra virgolette dovremmo essere avvantaggiati, ma non è quello, e purtroppo non avendo tutti, un pochino siamo andati, tutti i giocatori a disposizione, siamo andati in difficoltà, però nell'arco di un campionato ci può stare, bisogna accettare la sconfitta e da martedì ripartire perché, ripeto, non è la distanza di 8 punti, 7 punti che ci separano dalla vetta, non bisogna pensare a quello, bisogna pensare a una gara alla volta. Il campionato io reputo che è molto lungo e molto equilibrato. Qua puoi prendere schiaffi in qualunque partita e oggi è la dimostrazione, quindi faccio i complimenti al Campomorone perché comunque ha meritato di vincere.